Dall'inizio dell'emergenza coronavirus, la Regione Toscana ha ricevuto 38.290 domande per la cassa integrazione in deroga e riguardano circa 100.000 lavoratori. Gli uffici regionali ne hanno istruite e autorizzate il 98%, ma come ha spiegato l'assessore regionale al lavoro Cristina Grieco, ad oggi l'INPS ne ha pagate soltanto il 50%. Questo è un fatto grave, inaccettabile, dovuto a che cosa? Dovuto alla procedura che è complicata, che prevede passaggi diversi e che forse non era la più adatta a questa fase di emergenza. Per l'assessore è un fatto inaccettabile anche il tentativo di attribuire alle regioni la responsabilità di questi ritardi. Questo noi lo abbiamo detto molto chiaramente anche al Presidente del Consiglio, che infatti lo ha ribadito nell'ultima conferenza stampa, ma soprattutto è inaccettabile per regioni che sono state virtuose come Regione Toscana, che è stata la prima insieme a Lazio e Veneto a completare tutta l'istruttoria e che è quella che ha la più bassa percentuale di domande rigettate. La situazione sembra però in via di risoluzione. L'INPS ci ha assicurato che, essendo adesso al 50% dei pagamenti, entro la prossima settimana riuscirà ad arrivare all'80% e quindi entro fine mese, massimo i primi giorni di giugno, riuscirà a pagare tutti.